Io ho sempre immaginato così il tuo rapporto con lei come un rapporto molto, molto profondo, perché anche attraverso le mani tu ascoltavi cose che noi, pur vivendo insieme a lei, forse non siamo state capaci di ascoltare. Per me è stato un incontro molto importante, la sua Maria Pia, perché attraverso le mani riuscivo a sentire lei e lei piano piano ha imparato a fidarsi, perché non è stata subito una relazione di fiducia, non riusciva a capire come era il tipo di trattamento e quindi ho dovuto piano piano spiegare cosa succedeva a livello anatomico e quindi abbiamo acquisito una relazione di fiducia una nell'altra e la cosa che è stata molto importante è stata che alla fine c'è stata una grande accoglienza da parte sua nei miei confronti, quindi c'è stata proprio una profondità anche di dialogo, non solo di ascolto a livello fisico, manuale, ma proprio un dialogo di parole profonde che parlavano dell'importanza della fede e della difficoltà dei vari momenti che la vita ti presenta. Le cose più importanti che ho potuto vedere di Maria Pia verso proprio gli ultimi trattamenti era sentire questa grande esplosione di vita e sentire che il cammino invece stava entrando nella parte terminale di vita. Quindi c'era questa sua difficoltà, un'accettazione data dalla sua fede, ma nella stessa parte, la parte vitale umana di tutti noi, nella sua grande difficoltà, sentiva una forza esplosiva emozionale e un corpo che stava incominciando a fare un cammino diverso. Quindi è stato questo che mi ha arricchito tanto, perché mi ha fatto capire quanto noi umani abbiamo questo senso di vita profonda al quale restiamo attaccati tanto per le emozioni che ci può dare questa vita, pur avendo una fede altrettanto profonda in qualcosa di più grande di noi. E quindi era questo, sono stati questi gli ultimi dialoghi insieme a lei. E anche volevo dirti, noi che vedevamo dall'esterno, no? Questo suo venire qui, appunto anche faticoso, Certo, perché brontolando era una anche a cosa volte. nuova, lei non... Però secondo me, cioè io noi la sentivamo questa sua esperienza qui da te come una delle esperienze più forti di risurrezione, perché proprio tutto il suo essere, noi ci accorgevamo che veniva accompagnato in una dimensione nuova, proprio di rinascita. Quindi eravamo molto contente di questo. Io anche perché mi ha nutrito col suo carattere, perché non era sempre accogliente, è stato un cammino insieme nell'accoglienza una dell'altra per le sue paure, le sue diffidenze che sono umane, sono normali. Poi è stato un grande nutrimento per me, lei è stato un grande incontro con la gioia di vivere e il cambiamento nella nostra vita, quindi proprio la trasformazione del corpo verso nell'ultima parte del nostro cammino, quindi è stato per me grande nutrimento. E per quello che sono riuscita a scrivere quelle cose, pensando a lei, ho pensato a quello che è la vita, la giornata, tutto l'anno, perché lei manifestava tutto, lei riusciva ad arrivare da un'esplosione di felicità come di rabbia, a una grande esplosione, una grande passione.